Ciao a tutti ragazzi, sono Bertra e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo qui su In Segreto perché tutti parlano di Fortnite. Vi pare che In Segreto non parli di Fortnite? Balle! Lasciate 2000 mi piace per il prossimo episodio di In Segreto e partiamo subito. Andiamo a cercare Fortnite e voilà, milioni e milioni di stupidissimi segreti. Come sempre, donna di 14 anni, 13. Sono una ragazza e fin qui ci siamo. Mi piace giocare a Fortnite e a molti altri giochi tipo Assassin's Creed o cose del genere. Mi piace la musica, tant'è che da 9 anni studio piani forte. Studia dei piani, però fortissimo li studia. Cioè tipo, oh mio Dio, questo piano è geniale! E quest'anno ho creato una band. Adoro la musica di tutti i generi, mi piacciono i ragazzi. Ditemi, cosa ho di sbagliato a parte me? Cerchi troppe attenzioni, fatti una cazzo di vita. E' bello che in fondo a tutte queste cose mette "e mi piacciono i ragazzi". Oh no, mi piacciono i tipi. Sarò mica etero. Oh merda. Oh, uomo di 14 anni con la disperazione nell'anima. Ragazza che ha Fortnite sulla Play 4, ci sei? Sì, ma non per te. Di 14 anni. L'altra volta, perché noi sappiamo tutti di cosa stai parlando, ho giocato così tante ore a Fortnite che quando mio fratello, 6 anni, è entrato, mi ha chiesto se poteva prendere il mio telefono. Beh, io ho detto di sì, ma non dicevo a lui. Beh, risultato, 1000 euro buttati. A parte che ai 14 anni c'è l'iPhone X o una roba del genere, sei un rincoglionito a priori. Entra tuo fratello e dice: posso prendere il cellulare? Ma anche se gli dici di sì, cazzo fa, lo prende e lo lancia? Ma non lo so, ma dai. Uomo di 14 anni che, tra parentesi, non ha messo una virgola come al solito. Vorrei fare il solito schiaccino che la leggo di fila, ma potrei morire qua per terra e vorrei evitare. Uomo di 14 anni, che bello questo gruppo di Fortnite. Ma è In Segreto? Non capisco. Donna di 14 anni. Odio quando appena dico ad un mio amico o ad un ragazzo in generale che gioco alla Play e giochi come Code of Fortnite, lui risponde sempre: ma sei una ragazza! E quindi? Sarò io che non ho mai trovato una persona che davanti a una tizia che gioca dice: oh mio Dio, ma sei una ragazza! O vivete tutti nel paese dei ritardati o vi piace tantissimo avere attenzioni gratuite a caso. Uomo di 17 anni. Forse sto giocando troppo a Fortnite. Appena sento i miei camminare nelle altre stanze mi esce spontaneo andare a cercare armi. Immagino la scena bellissima. Andatevene da casa mia, vi prego. Uomo di 19 anni. Vorrei mettermi con la sorella del mio migliore amico. E già qui stai sbagliando tutto nella vita. È una ragazza solare e divertente e poi le piace giocare a Fortnite. Perché effettivamente il discrimine massimo per mettersi con una ragazza è simpatica, mi trovo bene, abbiamo tante cose in comune, abbiamo gli stessi interessi, ma non gioca a Fortnite, quindi fa nulla, guarda, lasciamo stare. Uomo di 15 anni. Ho appena finito di giocare a Fortnite da telefono. È impossibile. Non è vero, io sono un pro della Madonna. Volete vedere un video su Fortnite dal cellulare? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Donna di 14 anni. Se ogni giorno non faccio minimo una partita Fortnite muoio. La storia è tristissima di una ragazza con una stranissima patologia che se non gioca almeno una volta al giorno a Fortnite sciopa. Io mi immagino fra 10 anni, quando sarà morto e stramorto il gioco e non ci giocherà nessuno, che lei dovrà fare una partita da sola almeno. Per favore basta, non ce la faccio più. Uomo di 21 anni. Basta Fortnite, il mondo videoludico è stato invaso da questa trappola per allodole. Ragazzi, rendetevi conto, ridicolizzate che gioca a Minecraft o COD, ma giocate a un titolo che raccoglie tutti i difetti di quest'ultimo e li amplifica. Boh, che mondo di ipocriti. Firmato Minecraft e COD Gamer XD 99. Pure gli applausi. Uomo di 70 anni. Ieri ho preso una pillola di Viagra mentre giocavo a Fortnite e scopavo. I fake più tristi della storia oramai, non sanno neanche più cosa inventarsi. Complimentoni. Donna di 14 anni. È normale che a me piacciono i giochi della PS4? Non giocare alla PS4, solo i giochi, cioè tipo: oh mio Dio, è un disco, sì! Tra quelli di guerra, ma soprattutto Fortnite! Ogni cappero di volta, non sentivo dire ogni cappero da, ma tipo le medie. Ogni cappero di volta mi metto a giocare alla PS4 e non smetto fino a quando mia madre mi dice di fare i compiti, che sono 10 minuti dopo, perché hai 14 anni e tua madre dice: oh mio Dio, no, mi viene sua figlia ritardata, fai i compiti! Ci sono due, uno sotto l'altro, segreti identici di donne di 14-15 anni che dicono: ma perché tutti i ragazzi dicono oh mio Dio quando dico che gioco a Fortnite? Forse perché non devi rompere le palle alla gente dicendo: guarda, sono una girl gamer. Basta. Uomo di 18 anni. Ieri ero a casa a giocare a Fortnite su PS4. Il mio ID è... All'improvviso mia madre entrò e mi disse: fuori sta nevicando! E io gli dissi che nevicava da 3 ore. E lei se ne andò. Spero che Baddo o Bad the Worst lo legga. TVB.
Giorno 851. Sono ancora triste e solo, nessuno vuole giocare con me. Oggi metterò un segreto su un segreto con il mio ID del PSN sperando che qualcuno giochi con me. Non ce la faccio più, la mia vita è depressissima. Comunque ho censurato perché non ti meriti neanche quello. Comunque ci sono più errori grammaticali qui dentro che in un testo di un bambino delle elementari. Uomo di 20 anni. Sinceramente mi ha stufato questa nuova moda di Fortnite. Lo trovo un gioco da bambini rincitrulliti. Mi definisco un amante di videogiochi, ma non di quelli che non hanno un senso. Esistono prodotti videoludici molto migliori di quelli. Odio Fortnite con tutte le mie forze. Questo è il mio segreto da gamer. Wow, come sei ribelle. Immagino che tu giochi soltanto ai giochi indie che hanno tre persone che li giocano, perché tu sei un vero studioso di giochi. Dici, sì, la vera essenza del gaming è il gioco indie segreto magico. Rilassati. Stai giocando ai videogiochi, non stai scrivendo la tesi della ragion pura. Non so, fatti una vita. Uomo di 14 anni. Sono uno youtuber che ha cominciato da 3 mesi. Ho soltanto 133 iscritti. E ora voi mi direte che sono abbastanza in 3 mesi. Il problema è che il mio amico ha cominciato da un mese ed ha già 190 iscritti. Forse c'è qualcosa di sbagliato in me. Non so, porto Rainbow Six, Minecraft, Fortnite e cose varie. Sai qual è il segreto? Che YouTube è saturo, basta. Per favore non aprite i canali a 14 anni dove fate i video col cellulare allo schermo. Basta, dai, 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 su, basta. Uomo di 15 anni. Una volta ho giocato per 13 ore su Fortnite. Ti posso battere. Se questo video arriva a 3500 like, faccio una live di 14 ore solo per fotterlo su Fortnite. Ve sfido tutti. Uomo di 20 anni. Faccio ingegneria. La prima volta che avevo provato a dare analisi avevo studiato un sacco per 2 settimane prima dell'esame senza passarlo. Per il secondo appello ho studiato pochissimo e ho passato un sacco di tempo a nerdare su Fortnite. E ho pure passato l'esame. Beh, perché fai ingegneria. Cioè su Fortnite diventi un ingegnere a furia di costruire palazzi di merda che stanno super miracolo. Cioè devi essere proprio dentro la costruzione, diventi un mago. Un altro caso della terribile patologia della ragazza di prima, donna di 14 anni. Mio padre non mi fa giocare alla PlayStation 4 perché oggi mi faceva male la pancia e non sono andato a scuola. Senza Fortnite morirò presto. Un'altra persona è stata colpita dal misterioso morbo che uccide i bambini che non giocano a Fortnite per un giorno. Il nostro inviato ce ne parlerà meglio. Grazie Giovanni, e sono qui davanti alla scena del crimine. La polizia e la guardia medica sta facendo gli ultimi accertamenti su questo terribile sintomo. Adesso vi devo lasciare perché devo andare a giocare a Fortnite, se no morirò a breve. Alla linea allo studio. Donna di 14 anni, gioco a Fortnite da 3 mesi e non ho mai vinto. Ho un solo consiglio: continua a giocare così che mi servono quelli in partita che si fanno ammazzare facile, che devo farmare le armi, le munizioni e le cose. Don't drop the beast. Per il video di oggi è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciate un piace, un commento, iscrivetevi, passate ai social, soprattutto da Instagram che è molto bello. Arriviamo a questi 3000 mi piace per una live di 14 ore su Fortnite. Facciamo 3500, dai, 3500 per una live di Fortnite. Per il video di oggi è tutto, un saluto Alberto, ci si becca al prossimo video, bella lì.